accertiamoci che... Vediamo? Dicevo, buonasera a tutti, sono stato tra anni a Nardò, anni bellissimi chiaramente, e ringrazio per l'invito che mi è stato posto, diciamo. Niente, la cosa bella è quello che ho sentito, che il calcio a Nardò, diciamo, l'anno prossimo ci sarà di sicuro, per quanto ne ho sentito parlare. E questa è la cosa, diciamo, più importante, perché nel DNA dei tifosi neretini c'è il calcio, perché è impossibile, diciamo, che una città come Nardò sia finita in queste condizioni, però credo che l'amministrazione, i tifosi, tutti si diano, facciano di tutto che il Nardò torni a calcarsi il caso di calcio. Certo, grazie Giuseppe, grazie mille. Allora andiamo. Buonasera a tutti, Antonio Pacella. Io mi permetto di correggere il collega, non è impossibile, è intollerabile. Allora, se noi discutiamo di Nardò, che oltre al patrimonio culturale, che è abbondante, ha anche una storia, ha un albero genealogico, cioè ha praticamente tutti i prerequisiti per poter essere valorizzata in un certo modo. Mi dispiace anche che sia andato via il sindaco, perché ovviamente in queste circostanze l'amministrazione comunale, secondo me, potrebbe fare molto, perché è un passo obbligato, diciamo. Certo. Sì, è un impegno che l'amministrazione comunale deve portare avanti, perché il calcio non può non si può essere fedelissimi a vita di una vedovanza. No, si è fedelissimi di un ideale. Il titolo appartiene alla società, l'ideale sportivo è quello che devono sposare i fedelissimi, e questo l'abbiamo fatto nostro. Quindi, come appunto io sono molto d'accordo col professor Mennoni, il quale ha parlato proprio di un codice praticamente di identitario. Certo. Cioè, non è un giocattolo per Nardò il calcio, è una cosa un po' più seria, secondo me. Certo. Ebbene, l'augurio è quello di poter ripartire. Bene, Vito Renis. Buonasera a tutti. Una grande punta, possiamo dire, uno di quelli protagonisti nel campionato di promozione del Nardò, uno di quelli che ha vinto il campionato. Sì. Un gol importante, lo ricordo, contro la Union Francavilla, vero? Francavilla, esatto. Quindi i ricordi sono ancora vivi. E lì c'era un calciatore, che un certo Tomba, che prendeva ingaggi fuori dal comune, però noi siamo un po' bravi ad andare a vincere anche in casa loro. Vito Renis, questa avventura con Nardò cosa ti ha lasciato? Ah, mi ha lasciato tanti ricordi. Io, diciamo, nella mia lunga carriera ho avuto la fortuna di indossare tante maglie, no? Però quella granata, sinceramente, non è ricordo, cioè, mi è rimasta veramente addosso, perché giocare in quello stadio con tanti tifosi così appassionati che ti spingevano veramente, no? Poi, sai, quando per un attaccante fare gol in quel campo è, diciamo, che è il massimo. Certo. Cioè, perché vedevi la gioia dei tifosi. E niente, è inutile dire tante cose, cioè vorrei dire tante cose, ma le hanno dette già quelli che mi hanno preceduto. Auguro a Nardò tutte le fortune, no? Perché sinceramente lo meritano i tifosi. Vi faccio gli auguri per questo ventennale, ci mancherà d'altro. Niente, dico soltanto una cosa, sono orgoglioso di aver indossato la maglia. Grazie Vito, grazie mille. Adesso passiamo a uno di quei terzini che si fanno rispettare, uno di quelli che ci mette la voglia, la passione, il fisico, che ti mette il grosso al punto giusto, di quelli che nel Dream Team ricordato prima da Franco Leo ne faceva parte, è Angelo Rampino. Buonasera a tutti. Allora, io non voglio dire un siccome il calcio non donoscere, però vedendo quello che si è visto questa sera, che ci sono stati generazioni di calciatori di 50 anni, quindi questo significa che c'è una voglia del ritorno al calcio. Certo. Quindi questo dovrebbe essere lo stimolo per far ripartire la presenza della squadra. Non voglio aggiungere altro. Grazie Angelo, grazie. Sentiamo. Salvatore Margagliotti, eri nella rosa del Nardò che vinse il campionato, il calcio è rimasto la tua prima passione, la tua prima fede, sta stimato
allenatore chioccia di tanti ragazzini, abbiamo anche vinto insieme un campionato allievi, però la maglia granata va, salta tutti gli ostacoli. Quella prima di tutto, in assoluto, per me per la canzone è stato un sogno arrivare a vestire la maglia di Nardò, perché io ci sono riuscito. Ma quello che dico io è non di essere stato un calciatore, ma vi ringrazio Dio di essere stato in mezzo a tanta gente, di essere stato nel Nardò Calcio. E stasera veramente guarda, non ho parole. Stavo detto di tutto di più, l'unica cosa che voglio rivedere veramente a chi di competenza di rivoltare il calcio a Nardò, perché Nardò merita questa. Grazie senatore, grazie, parole bellissime. Una di quelle sorprese che nessuno si aspetta, no? È stata una sorpresa anche per me, però nel momento in cui Angelo Trivio mi disse posso portare Salvatore Occhinegro, io dico ma è una domanda che si fa questa, ci mancherebbe altro. Salvatore Occhinegro è una di quelle persone, uno di quegli atleti che abbiamo ammirato, forse è uno di quelli cosiddetti portatori d'acqua, no? Che stanno dietro le quinte meno appariscenti, che non fanno tanti gol ma che sono fondamentali in una squadra. Buonasera a tutti, grazie per questo invito qua, anche se sono stato 2 anni solamente qua, però giocare qua è stato veramente un piacere. E visto che è un po' tardi, abbiamo fatto un po' tardi, ringrazio tutti e niente, in bocca al lupo per il futuro per Nardò. Bravo. Grazie, grazie. Ha voluto esserci a tutti i costi, io l'ho spronato ad esserci, magari l'ho costretto anche a un sacrificio che non si aspettava. Augusto Sibilio. Mi sono preparato 2 cose, se no me le ricordo. Prego, Augusto. Io sono uno di quei bambini, infatti non sono cresciuto, che aveva un sogno e il sogno io l'ho realizzato qua. Con tanto cuore. Sono di Fasano, metà è perché è dove sono nato, ma metà di quel cuore è neretino e ringrazio tutti. Nomino il presidente Papadia, Ennio dell'Abate, dell'Uomo d'Arme, gli artefici di questo sogno, perché grazie a loro io sono riuscito, diciamo, a realizzarlo. Nonché ai miei compagni di viaggio. Grazie a tutti. Grazie Augusto e vi auguro che riprendete ciò che vi spetta, cioè il calcio. Auguri. Grazie, ti ringraziamo doppiamente perché sappiamo che è stato un sacrificio.